È stato presentato allo spazio Libri e Caffè del Teatro Mercadante di Napoli il progetto promosso dallo Stabile della città, L'Armonia Perduta. Dalle opere di Raffaele La Capria, cinque adattamenti teatrali del 92enne scrittore napoletano ambientate a Napoli, con regie di Francesco Saponaro, Andrea Renzi, Claudio Di Palma, Paolo Coletta e del direttore del Mercadante Luca De Fusco, che abbiamo ascoltato. La Capria è semplicemente il mio scrittore preferito, io lo amo moltissimo, l'ho letto tutto, sono stato educato al culto di La Capria perché era un amico di mia madre e di mio padre, è un amico di mio padre e di mia madre, e quindi c'è un'ingerenza della mia sensibilità personale nella mia attività di direttore. La Capria non è voluto mancare all'appuntamento ed è intervenuto alla presentazione del progetto a lui dedicato insieme ai cinque registi e alla presenza degli attori e degli artisti coinvolti. Un racconto nasce con un intento preciso del narratore. Quando questo passa in altre mani, uno si deve rassegnare, cioè praticamente entra in campo l'immaginazione di un altro che non è la tua e tu sei però interessato, perché è molto interessante scoprire come arrivano le tue parole a un altro. Ecco, è quello che spero di capire in queste serate che si faranno su di me.